Buonasera, sono Riccardo Sturlavogadri della Shark Academy. Siamo qui alle Maldive, dove ho testato questa nuovissima torcia della Orca Torch, modello D820V. Tutta in metallo, molto resistente, leggera e anche una buona forma, maneggevole. Che cos'è questa torcia? Questa torcia, intanto vediamo che davanti ha tre tipi di LED, cioè luce bianca, luce rossa e luce UV. Ha un pulsante di accensione in titanio, dove io lo schiaccio e appare subito una luce verde, quindi non è necessario di accendere la torcia per vedere se la batteria è carica oppure no. Qui abbiamo subito l'attacco per un'eventuale staffa. La particolarità qual è? Che questo pezzo intermedio si può smontare da una parte o dall'altra e all'interno c'è una guarnizione, così l'acqua non entra dentro e non si arrugginisce. Quindi una volta fissata con le due brugole di grande tenuta, si avvita, alla fine c'è una guarnizione che non gli fa entrare l'acqua. Dietro ci abbiamo il classico laccio, poi si svita e qui non abbiamo una o due guarnizioni, ne abbiamo addirittura tre. In più ne abbiamo altre due di ricambio nel kit. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo il cavo USB di ricarica di nuova generazione. Quando si viene messo sotto carica con la porta USB posteriore, si accende la luce rossa che sta in carica. Quando ho finito di caricare diventa verde, ci vogliono circa 2 ore. La grande particolarità è la batteria. Non esiste più il positivo e negativo nelle torce di nuova generazione, ma come la mettiamo va sempre bene. Inoltre questa è 5000 mAh, quindi molto potente. Nella funzione, diciamo, a basso consumo dura 8 ore e mezzo. Richiudiamo il tutto. Io questo segno verde l'ho fatto per ricordarmi che questa è quella che uso a destra e invece quella che uso a sinistra è il segno rosso. Vado ad accendere. Questa è una potenza di 1600 lumen che dura circa 2 ore. Se schiaccio ancora, la potenza cala e mi dà 4 ore di autonomia. Schiaccio ancora e si spegne. Se tengo premuto, passo nella funzione UV, ultravioletti. Questa funzione serve se voglio fare riprese notturne e dare risalto alla fluorescenza degli animali marini. Se schiaccio ancora, vado in luce rossa. Luce rossa serve sia per mettere a fuoco le cose prima di fare una foto, oppure se sono in grotta, oppure in caverna, oppure in bassa visibilità, quando con tanta sospensione, ed è molto indicata per i laghi anche. Le schiaccio ancora e si spegne. Questa torcia è possibile ordinarla attraverso il sito sharkacademy.com con relativa fattura, tutto regolare, a un prezzo di $260. L'apertura è di 120 gradi.